È stato presentato al Multisala Lumière di Reggio Calabria il nuovo film Angeli del regista siciliano Salvo Bonafini, con la fotografia curata da Nino Celeste. Il film, che da qualche mese gira in varie città, non solo siciliane, si è visto a Roma, Milano e Genova, è arrivato anche nella città dello Stretto, riscuotendo applausi e interventi da parte del pubblico presente. È la conferma che il cinema italiano esiste e che, seppur piccolo, con un lavoro di squadra sta sfiorando importanti traguardi. Il film fantasy, che tocca argomenti delicati dell'attuale società, come il bullismo, le vittime della strada, la strage di Portella della Ginestra, riti magici, sogni da realizzare e un trascendentale con un pizzico di ultraterreno, un cocktail fantastico e trascinante. È stato girato in un cimitero, protagonisti alcuni bambini coraggiosi che cercano la verità. Il cast vanta attori siciliani e calabresi, tra cui ricordiamo i nostri Gianni Pellegrino, Cettina Crupi, Anna Chiaravallotti, Max Barresi e Marco Mauro. Il film, che per gli argomenti trattati viene proposto anche alle scuole per tematiche educative, sta percorrendo la sua strada senza una distribuzione di grosso calibro. Segno che anche il piccolo cinema, se fatto con passione, funziona. Ma sentiamo al nostro microfono il regista Bonafini e gli attori calabresi Cettina Crupi, Anna Chiaravallotti e Marco Mauro. Sono felicissimo oggi di essere qui a Reggio Calabria, perché è il secondo film che presento e sono sempre stato accolto da un pubblico numeroso e caloroso. Ebbene, Angeli è una nuova scommessa che ho voluto fare con me stesso, raccontando una storia fantasy girata all'interno del cimitero e aprire una porta con l'aldilà. Non voglio raccontare niente, vi auguro solamente una buona visione. Io sono Anna Chiaravallotti, questa è la mia prima esperienza come coprotagonista. Nel precedente film di Salvo Bonafini avevo già partecipato come comparsa, quindi c'è stato anche questo salto di qualità, se così si può dire. Approfitto per ringraziare Salvo per l'occasione, l'opportunità, perché ci ha coinvolto veramente fin dal primo momento con questo progetto, un progetto che ci ha dato stimoli, entusiasmo, e grazie a questo ci ha coinvolti da vicino a fare da traino, ognuno nel nostro piccolo, a farlo conoscere, a mandarlo avanti, perché Angeli è un film che merita e speriamo che sempre più persone lo vedano e lo apprezzino per quello che dà. Siamo le prof dei ragazzi, protagonisti, è un bel film, un film fantasy che è stato girato all'interno di un cimitero, tratta argomenti delicati come il bullismo, gli sbarchi dei profughi, anche diciamo le vittime della strada, quindi questi alcuni degli argomenti. Io volevo ringraziare insomma Molidi del Lumière, che ci ha dato la possibilità di proiettarlo qui al Multisala Lumière di Reggio Calabria, appunto per gli argomenti trattati, e sono felice di aver collaborato con Salvo, perché questo è il secondo film che faccio con lui, mi ha dato questa piccola possibilità insomma di, dopo tutto siamo dei piccoli attori, non di grande schermo, però che vogliamo mandare dei messaggi, quindi sono contenta di essere qui con i miei colleghi calabresi e niente, auguriamo a tutti una buona visione. Sì, io ho un piccolo ruolo all'interno di questo film, anche se in un luogo abbastanza lontano da Reggio Calabria, però abbiamo cercato di contribuire il più possibile all'amico Salvo Bonafini, che già annovera nel suo archivio più di due film e documentari vari.